Leonardo Curioso. Leonardo era davvero speciale fin da bambino. Curioso di tutto, osservava con grande attenzione le cose che gli stavano attorno e, una volta guardate per bene, non se le dimenticava più. Trovava meraviglie là dove gli altri vedevano cose normali. Scopriva somiglianze tra le cose più diverse. E si poneva le domande più strane, cioè quelle di tutti i bambini. Perché i vortici dell'acqua si arrotolano come i riccioli dei capelli? Che cosa mangiano i bambini quando sono nella pancia della mamma? Perché gli uccelli possono volare e noi no? Perché la nostra faccia cambia quando siamo allegri, tristi o arrabbiati? Che troviamo conchiglie sulle montagne? Come si fa a sapere quanti anni ha un albero? Leonardo aveva anche un'altra specialità, le sue mani. Sapevano fare di tutto e appena gli veniva un'idea, provava a disegnarla o addirittura realizzarla. Bravo nel disegno, meno bravo a scrivere. Questo dicevano i suoi insegnanti, perché nella sua scrittura non si capiva niente. Ma c'era un segreto. In realtà Leonardo scriveva a rovescio, da destra a sinistra. Bastava usare uno specchio e tutto diventava chiaro. I suoi genitori lo mandarono da un maestro di pittura, ma era talmente bravo che il maestro smise di dipingere quando si accorse che il suo scolaro era migliore di lui. Bravo era davvero, tutti volevano qualcosa da lui e in tutto quello che faceva Leonardo metteva qualcosa di nuovo o di curioso. Anche le signore facevano a gara per avere un ritratto, come si fa oggi con le fotografie. E anche nei ritratti spuntavano le strane domande di Leonardo. Ma Ginevra ha dormito male stanotte? E con chi ce l'ha Lucrezia? Che strano animale sarà quello? A chi starà sorridendo Lisa? Una pennellata un giorno, una pennellata un altro, nel frattempo le signore invecchiavano. I ritratti non andavano più bene. Allora Leonardo se li teneva per sé. Curioso di tutto, inventava strani congegni che funzionavano perfettamente nella sua fantasia, o avrebbero funzionato in futuro, come per esempio una macchina scavatrice, un carro armato, una macchina volante, un trapano, un paracadute. Ma la macchina che gli piaceva di più era il corpo umano, che studiava dentro e fuori con tutte le sue misure. Il signore di Milano e la sua fidanzata lo pregavano: "Per favore, organizzaci una festa per il nostro matrimonio". E Leonardo giù a studiare giorno e notte per inventare giochi e maschere e trucchi di ogni genere. Tutti rimanevano a bocca aperta per le sue invenzioni. E le feste organizzate da lui erano memorabili. Ma al signore di Milano non bastava mai, ne voleva sempre una nuova. "Ora progettami un monumento in memoria di mio padre. Lo voglio grande e grosso, come non se n'è mai visti, e tutto di bronzo". E Leonardo già se lo immaginava e lo disegnava e faceva prove su prove, una più bella dell'altra. Ma non gliene andava bene una. Mancava il bronzo per fare la statua del cavallo. O non gli volevano pagare il lavoro perché Leonardo faceva a modo suo. O non finiva quello che aveva iniziato. Oppure la pittura non andava bene e si rovinava ancora prima che il lavoro fosse finito. O lo facevano lavorare con un pittore che gli era antipatico. E cominciavano a litigare. Oppure un frate molto severo gli bruciava i dipinti perché erano troppo scandalosi. Insomma,
per un motivo o per l'altro, finiva sempre male. Ma almeno restavano i disegni. Leonardo aveva tanti amici artisti che ogni tanto gli copiavano qualche cosa, ma lui non si offendeva. Tra i suoi amici c'era anche un re, si chiamava Francesco. Voleva tanto bene a Leonardo che gli aveva regalato addirittura un castello. Nel suo castello Leonardo è diventato vecchio, vecchio, ma non ha smesso mai di dipingere e di fare invenzioni. A fargli compagnia c'erano le sue opere, una in particolare, dalla quale non si è mai separato. Il suo sguardo lo seguiva dappertutto e il suo sorriso lo rasserenava quando era triste. È passato tanto tempo, ora Leonardo non c'è più, ma è come se fosse ancora qui, a parlare con le sue opere a tutti i bambini curiosi come lui. Leonardo è stato molto, molto di più di quello che vi ho raccontato. Mi auguro che, curiosi come lui, vogliate saperne di più.